5 febbraio, giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Ogni famiglia italiana getta cibo e bevande per un valore di 4,9 euro alla settimana. 6 miliardi l'anno buttati letteralmente nel cestino dei rifiuti. Considerando il valore dello spreco lungo tutta la filiera alimentare, dai campi alla trasformazione alla distribuzione sino alle nostre tavole, si arriva a 10 miliardi. Gettiamo via con gli alimenti sostanze essenziali come acqua, suolo, combustibili, fonti energetiche d'ogni tipo, per non parlare dello spreco in termini di risorse umane che non viene conteggiato. Questa campagna pubblica di sensibilizzazione per l'economia circolare e lo sviluppo sostenibile ricorda che gran parte del fabbisogno idrico mondiale è legato alla produzione di cibo. Tagliare lo spreco alimentare aiuta anche a ridurre l'impatto ambientale e a tenere sotto controllo l'aumento della temperatura del pianeta. Nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite c'è un obiettivo ambizioso: dimezzare lo spreco pro capite a livello di vendita al dettaglio e ridurre le perdite di cibo lungo tutta la filiera. Un traguardo che necessita dell'impegno di ciascuno. In ambito europeo, circa la metà dei comportamenti errati avviene entro le mura domestiche, il 17% in fase di distribuzione e vendita al dettaglio, il 19% durante la lavorazione. Ogni anno negli Stati Uniti finisce in discarica il 37% degli alimenti. In Gran Bretagna si buttano 6 milioni di tonnellate di cibo ancora edibile per un costo di 10 miliardi di sterline. Dal 1974 ad oggi, lo spreco alimentare nel mondo è aumentato del 40%, ma solo di recente, complice la crisi economica globale, la questione è trattata come un vero problema. Grazie all'Osservatorio Waste Watch International.